poeti che mi attrassero subito sono due. Un poeta italiano che è Leopardi e un poeta francese che è Mallarmé. E è curioso, io ho conosciuto Mallarmé ancora ragazzo, ancora scolaro, e mi battevo con i miei compagni perché i miei compagni consideravano che era un poeta oscuro, come lo è di fatti, e non lo capivo neanche io, ma c'era qualche cosa in Mallarmé che mi attraeva, c'era, sentivo che in quella poesia intensa c'era un segreto, e che la poesia è poesia quando porta in sé un segreto. Leopardi aveva capito benissimo che la poesia doveva contenere un segreto. Si prenda per esempio la primavera. La primavera è di solito considerata come una poesia neoclassica. Si prenda il titolo. Il titolo dice della primavera, ovvero delle favole antiche. E allora quando si va, e poi si va a vedere le annotazioni di Leopardi e si trova per la parola antiche una spiegazione straordinaria. Che antiche è il contrario di postiche, cioè è un punto cardinale, antiche vuol dire meridiane. E allora nel dire antiche, Leopardi vuol dire che sono di un tempo lontano e nello stesso tempo vuol dire che sono del tempo del mezzogiorno che ci è lontano, e in questa parola antiche, in questa parola ambivalente, il Leopardi vuol dare questo senso della durata, dal tempo del calore, dal tempo antico quando l'uomo era vicino alla natura, al nostro tempo isterilito dall'intelligenza. È tutto pieno di queste parole difficili a capirsi.